Selezione sarda, intanto Daniele Conti lascia la società. Alberto Masu. Un passo indietro sul piano del gioco e della lucidità, con Liverani che non ha nascosto il suo disappunto, specie nel primo tempo. Ma il Cagliari, contro la stessa rappresentativa composta da giocatori di prima e seconda categoria, vista la goleata di domenica, cambia il punteggio finale con 10 reti dei rossoblù e 2 degli sparring partner guidati dal tecnico Andreini. E cambiano anche i protagonisti. Nel primo tempo la scena se la prende tutta il giovane De Zogus, che mette a segno un poker di reti in rapida successione. E poi mette la firma anche sull'assist per la quinta rete di Pavoletti. Applausi del pubblico anche per i ragazzi di Andreini, a segno sul rigore con Mattana per un fallo di Altare. Nella ripresa Cagliari rivoluzionato e stavolta il poker di gol è firmato da João Pedro. A segno anche Matteo Tramoni e per la squadra in maglia gialla l'eterno stocchino su punizione. Liverani sa che la strada è ancora lunga e aspetta di fare esordire Carboni, presentato oggi alla stampa. Ma la giornata è stata segnata soprattutto dal divorzio, neanche troppo a sorpresa, tra il Cagliari e Daniele Conti. L'ex capitano, leggenda rossoblù, dopo giorni di tormentate riflessioni, ha annunciato al club le sue dimissioni, si legge nel comunicato, per motivi personali. Dimissioni irrevocabili. Al Cagliari non è rimasto che accettarle, sperando che le strade presto possano ricongiungersi.